Un Cordo è un film della durata di non più di 30 minuti e uno dei festival più importanti sul genere in Italia è Cortina Metraggio, di cui parliamo adesso con la fondatrice Maddalena Maineri in 5 minuti. Buongiorno Maddalena, benvenuta. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ma in 5 minuti, come un piccolo corto, vuoi fare il racconto di un festival che ne meriterebbe 10.000 di ore per essere raccontato? Assolutamente, anche perché è un festival di non recente produzione, va avanti da parecchi anni. Quando nasce? Era l'agosto del 1997 quando è stata fatta insieme ad Andrea Gris la prima edizione di Cortina Metraggio, quindi ne sono passati di anni. Diciamo che è un festival ultra maggiorenne. Ed è cresciuto di anno in anno e adesso inizialmente era nato come un festival internazionale, mentre adesso è diventato il primo festival solamente italiano, perché credo che sia importante aiutare i registi italiani a crescere, a farsi conoscere e a non mettersi in competizione con l'internazionale. Nasce ovviamente da un'idea che ho avuto con Andrea Gris in quegli anni a Cortina, ma soprattutto anche da delle chiacchierate che io ho fatto con i maestri del cinema italiano. E ti dico che forse quello più importante per me, che mi aveva spiegato cosa sono i cortometraggi, è stato Vittorio Gassman, che ovviamente viveva a Cortina, era amico anche di mia madre e mi aveva raccontato. E poi ho avuto la fortuna di incontrare Andrea, cioè Andrea è un ragazzo di Cortina che lavorava nel mondo del cinema e dello spettacolo da tantissimi anni e insieme abbiamo inventato questa formula. In tutti questi anni, secondo te, come sono intervenuti i nuovi mezzi di comunicazione? Parlo dei social, parlo di YouTube, per esempio. Ti posso rispondere anche con una cosa molto attuale. Noi questo weekend ho girato insieme a 12 registi un cortometraggio qui in una situazione che si chiama Porto Piccolo a Sistiana e in 12 registi abbiamo girato un cortometraggio con un iPhone. Una cosa pazzesca, come in 36 ore siamo riusciti a girare un corto. Quindi questo ha veramente un suo, per me è quasi fantascienza. E l'abbiamo girato proprio per essere pubblicato su tutto quello che sono i social. I social, quindi, e tutta questa nuova tecnologia ha un'importanza incredibile per quanto riguarda l'organizzazione di questi cortometraggi. E poi, ovviamente, purtroppo, grazie a questi 2 anni di pandemia e di lockdown, abbiamo utilizzato Già. tutti questi mezzi. Io 2 anni fa, quando sono stata la prima in Italia a fare un festival di corti online, perché il lockdown è avvenuto l'8 marzo e noi eravamo il 23 marzo come inizio data del festival. Mi sono inventata in una settimana di portarlo sulle piattaforme e quindi grazie al canale Europa.tv allora e a Roberto Salvini abbiamo fatto tutto il festival, i primi in Europa a farlo online. E abbiamo scoperto l'ultimo giorno quando Roberto Ciuffoli e Anna Ferzetti che continuavano a presentare il festival da casa e ci mandavamo tutto tramite le immagini, tramite WhatsApp, l'ultimo giorno abbiamo scoperto che esisteva Zoom. Quindi è stata tutta una scoperta in strada facendo, ma stiamo parlando di 2 anni Divenire. fa. E adesso Certo. ovviamente tutte queste piattaforme che ci danno il permesso di fare, anche come ad oggi un'intervista con te, ci hanno facilitato forse il modo di vita. A me lo hanno reso complicato perché se c'è una cosa che proprio non sopporto è la mancanza di contatto Di umano. contatto umano. Però diciamo che è importante, la tecnologia oramai sta superando se stessa. La prossima edizione sarà a marzo 2022. Come si fa per partecipare? Sì, prima di tutto bisogna iscrivere il proprio corto sulla piattaforma di Film Freeway. Vi ricordo che l'iscrizione dei vostri cortometraggi sarà a pagamento con una piccola cifra, ma che verrà devoluta interamente a un'associazione benefica che è la Emmaus for Children. Quindi ci fa piacere se parteciperete in tanti, anche perché aiuteremo veramente un'associazione che è molto molto importante per me. E il bando è iniziato dopo la mostra del cinema, siamo già online, abbiamo già ricevuto più di 50 corti e scadrà intorno al 5 febbraio. Questo è il modo unico per partecipare. Poi dopo mi auguro che verrete tutti sulla Cortina perché sarà, speriamo, un festival veramente molto molto importante. E dovrà essere dal vivo per forza il prossimo Sì, anno. perché sarà anche online perché ovviamente lavoreremo anche in streaming, però sarà dal vivo, abbiamo già un bel pacchetto di ospiti che ci hanno confermato il loro interesse a venire, e apriremo i lungometraggi, apriremo la strada a
ai registi che arrivano dal mondo del corto, che sono arrivati alla loro opera prima, e apriremo la strada veramente a tantissimi nuovi percorsi, tutti legati al mondo del corto. Per tutti quelli che volessero maggiori informazioni, quali riferimenti ci lasci? Allora, tutti i nostri canali social di Cortina Metraggi, quindi su Facebook, ovviamente, su Instagram, mentre il nostro sito è www.cortinametraggio.it, dove trovate anche le nostre mail. Il nostro ufficio è operativissimo, seguiteci, saremo alla Festa del Cinema di Roma intanto, poi andremo alle giornate di Sorrento, siamo presenti ovunque, ma ci piace vivere con voi in diretta proprio il festival, quindi stay tuned per ogni novità. Maddalena, io ti ringrazio, rinnovo l'appuntamento allora a marzo per il Festival Cortina Metraggio a Cortina, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie mille anche a voi.